Disputando, il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni. Bentornati a Disputando, torniamo in diretta e iniziamo con le nostre analisi. Non si può non parlare adesso anche noi del voto in Emilia-Romagna e in Calabria, ma soprattutto a noi interessa capire come gli scenari politici del governo, ma anche e soprattutto della nostra regione, potrebbero, potranno o forse cambieranno. Per iniziare questa analisi, oggi è con noi, è tornato con noi Davide Barillari, consigliere regionale per il Lazio del Movimento 5 Stelle, che è anche in qualche modo il nostro portavoce per quanto riguarda la Carta di Firenze. Barillari, bentornato tra di noi. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, le chiedo subito. Che cosa è successo in Emilia e in Calabria? Ne esce veramente con le ossa spezzate il Movimento 5 Stelle, ma lei in qualche modo se l'aspettava? Sì, in realtà era prevedibile da tutti, in realtà non ci nascondiamo dietro un dito. Purtroppo questo è l'effetto di un governo, prima con la Lega, poi col PD, che ci ha costretto a perdere noi stessi, parlo del Movimento 5 Stelle, gli ideali con cui siamo partiti, l'onestà, la trasparenza, l'intransigenza. Con questi due governi siamo rimasti un po', come dire, abbiamo dimenticato un po' i nostri valori e quindi la gente giustamente ha detto: ma perché devo votare questo movimento ormai cambiato così tanto? Torno a votare i vecchi partiti che almeno so che erano, come dire, mezzi ladri, ma almeno dicevano le cose chiaramente. Siamo fidati troppo di questo movimento invece. Lei, posso dire che lei è un ortodosso che non si è mai spostato da quello che era la coerenza del movimento, cioè quello che voleva essere il movimento, lei ha continuato a portarlo avanti in Regione Lazio, prendendo le distanze da qualsiasi tipo di matrimonio di convenienza, diciamo. Ma non so se mi definisco un ortodosso, in realtà io sono rimasto, come dire, fedele a mio mandato elettorale. Io dico che bisogna comunque cambiare, in 10 anni non possiamo restare ancora quelli del vaffanculo, diciamo delle piazze, tutti contro tutti. Però non si può neanche, come dire, bagarsi in questo modo, pur di avere una poltrona, pur di governare, portare a casa una o due leggi, facciamo qualsiasi cosa con tutti. Quindi questo cambiamento così radicale, così che ha stravolto proprio il nostro immagine per cui siamo nati, credo che sia l'elemento centrale per cui abbiamo perso dal 30% siamo arrivati al 3%, quindi non faccio veramente le domande su chi siamo e cosa siamo diventati e dove vogliamo andare. Cosa fa più male, l'Emilia Romagna o la Calabria? Beh, credo l'Emilia Romagna, perché lì c'erano consiglieri regionali che hanno lavorato per la legislatura, persone che hanno combattuto contro il PD, hanno denunciato Di Pio, hanno denunciato quello che era il sistema PD nella Emilia, che è un cuore, diciamo, delle cooperative rosse, dei rapporti malati del PD. Nonostante queste denunce, nonostante quel lavoro, alla fine i cittadini non hanno capito che eravamo lì per a qualcosa di buono, ma hanno premiato un PD che praticamente è rinato e non abbiamo contribuito a farlo rinascere. Il PD, a trazione di Zingaretti, potrebbe in questo momento fare una corte sfrenata al Movimento 5 Stelle ancora più di quello che sta già facendo, specialmente nelle regioni dove non c'è la possibilità del voto disgiunto per le prossime elezioni. Si è vantato, diciamo, del ritorno del bipolarismo come se fosse una bella soluzione per l'Italia, quindi per lui il movimento è morto, non è più neanche un partner di governo e credo che oggi andranno in caso chiedendo nuovi ministeri, chiedendo un peso maggiore in un governo che invece rappresenta un'altra visione di Italia. Per lui ormai è solo il PD contro Salvini, questo è l'unico ragionamento che fa. Crimi al posto di Di Maio, come la vede lei questa cosa? Ma in realtà non conta il nome, non conta se Di Maio è sbagliato o meno, se Crimi sarà più bravo di Di Maio, conta quello che succederà da oggi a marzo, contro gli stati generali, in cui vedremo se il movimento sarà in grado di fare una revisione completa e rinascere,
e soprattutto se mandiamo via qualche capo, qualche capetto, e ridiamo voce invece alla base degli attivisti, perché la democrazia sta solo non dall'alto in basso, ma dal basso in alto. Quindi questo è un altro errore che abbiamo fatto e speriamo che ci sia questa svolta democratica a tutti i livelli. La Carta di Firenze, abbiamo già parlato di questo, ma il 2 febbraio c'è un altro incontro, si sta delineando sempre un po' di più. Ce ne vuole parlare? Quali sono le aspettative del 2 febbraio? Veramente l'ultimo salvagente, l'ultima possibilità che abbiamo per ridare un futuro al Movimento 5 Stelle. Noi faremo queste assemblee in 5 regioni, non per creare un nuovo partito, non per fare una scissione, come al solito, non è per distruggere, ma per costruire. Vogliamo dare voce a tutti gli attivisti che sono delusi, rassegnati, stanchi, per capire davvero come far ripartire questo movimento. Io non voglio, dopo 10 anni, buttare tutto al macero e far finta che è stato un bel sogno che è finito. Io e tanti altri ci stiamo credendo, la Carta di Firenze è l'ultimo tentativo di affrontare i problemi, quelli veri, quelli interni, il rapporto con il Casaleggio, il ruolo del capo politico, il tema della democrazia diretta, proponendo poi delle soluzioni. Quindi se queste soluzioni verranno poi portate in alto, sarà secondo me un momento anche di rinascita, altrimenti andremo avanti fino allo 0%. Sì. La ringrazio moltissimo, purtroppo abbiamo un disturbo dal citofono dell'ufficio e so che si è sentito chiaramente. Non rispondere, che di solito sono i leghisti che girano a suonare i citofoni. Infatti, io però vorrei sapere, allora è chiaro che la Carta di Firenze non è il tentativo di estrapolare un qualcosa di nuovo dal Movimento 5 Stelle, ma di ridare forza a quello che è il Movimento 5 Stelle, aggiornandolo, mi passi il termine, alle esigenze attuali. In Regione Lazio, la Carta di Firenze è diciamo il riflesso delle elezioni regionali dell'Emilia e della Calabria, visto che il segretario del Partito Democratico è anche il governatore della Regione Lazio. Cambia qualcosa? Secondo me adesso si apre un nuovo scontro in Regione Lazio, perché lì ovviamente il cuore dell'impero del PD. Lì abbiamo Zingaretti che non è mai in aula, viene solo per fare la sua sceneggiata ogni tanto, e secondo me le persone del Movimento 5 Stelle che sono così vicine al PD dovranno riflettere se veramente ha senso scioglierci dentro nel PD a tutti gli effetti, oppure fare la nostra ruota di opposizione e denunciare tutte le malefatte che ogni giorno vediamo sulla sanità, sui trasporti, sui rifiuti, e fare il nostro dovere. Quindi in Regione Lazio si svolgerà la prossima battaglia e sicuramente non sarà diciamo, senza esplosione di colpi. Io parlavo la volta scorsa con lei di quanto la comunicazione che lei mantiene nelle sue pagine social sia importante anche per noi cittadini o operatori dell'informazione per sapere quello che succede. E lei ieri ha messo nella sua copertina di Facebook un cuore spezzato. Mi ha fatto anche un po' di, non voglio dire tenerezza, ma ho capito che stava veramente soffrendo in quel momento. Quindi, come le ho già detto più volte, indipendentemente dall'interesse politico, dal colore politico, io ho conosciuto l'uomo Davide Barillari e so che lei veramente ci mette tutta la passione di cui è capace, quindi i miei complimenti su Grazie. Questo e la mia vicinanza non politica ma umana nel vostro interesse in quello che voi volete fare. Quali sono per la Regione Lazio i prossimi passi? Lei appunto per la sanità, per l'editoria, per la comunicazione è sempre molto coinvolto. Le prossime cose? Sì, no, innanzitutto grazie tantissimo per questa attestazione di stima, perché penso che la persona si valuti da quello che fa e non da quello che magari scrivono sui giornali, magari per fare qualche titolone, poi i fatti concreti parlano per il valore diciamo morale e politico. I prossimi passi sono in sanità, fermare un tentativo molto brutto di Zingaretti nel creare un ente regionale che prenderà il potere su tutti gli ospedali, si chiama Azienda Zero, in commissione sanità, e lì vedremo chi farà davvero opposizione e chi invece farà finta di niente.
Invece in aula stiamo affrontando proprio domani, inizia l'analisi collegato al bilancio, e lì sarà un luogo di, diciamo, di spartizione in tante marchette elettorali, con articoli, emendamenti che ognuno ha messo il suo per ottenere qualcosa. Perché lì vedremo di bloccare questa deriva, diciamo, di marchette politiche e fare invece un discorso a vantaggio dei cittadini. Queste sono le due battaglie principali in questo momento. Barillari non si è mai risparmiato, quello che doveva dire l'ha sempre detto, che fosse del suo partito o fosse di un altro, quando aveva qualcosa sulla gola, nella gola, lo ha sempre tirato fuori, quindi complimenti e grazie di aver partecipato con noi, di aver voluto raccontare anche il suo punto di vista. Restiamo sempre molto interessati alle sue attività e alla Carta di Firenze, perché secondo me se ne sta parlando poco e invece meriterebbe più attenzione. Sì, grazie tantissimo, penso che l'informazione abbia un ruolo fondamentale nel far capire che sono persone che ancora vogliono combattere e non siamo rassegnati, diciamo, a sparire dopo 10 anni assorbiti dal PD, dalla Lega o da qualcun altro. Grazie mille, allora ci risentiamo presto. Grazie. Grazie. Con Davide Barillari, consigliere della Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle, uno dei principali, come possiamo dire, animatori della Carta di Firenze, chiudiamo la prima parte di questo contributo e analisi sul voto dell'Emilia Romagna e della Calabria che si è tenuto domenica scorsa. Vi lascio un paio di informazioni su Palcoscenico, che è il nostro podcast sull'analisi del teatro e tutto quello che succede sui palcoscenici di Roma, e poi la nostra breve sigla. Intanto ci mettiamo in contatto con Fabrizio Santori, uno dei dirigenti regionali per la Lega, e Salvini Premier. Ogni favola è un sogno e ogni sogno è magia. Il teatro esaudisce i sogni con la sua magia. Ogni giovedì alle 11 sulla web radio Senza Barcode si apre il sipario su Palcoscenico.